uno spettacolo che si chiama Coco Bongo Varietà. Ci sarà la magia, ci sarà la magia delle donne brasileire, e quindi vi lascio immaginare i colori, vi lascio immaginare le movenze e soprattutto un grande artista, e cioè Krypton, The Magician, quindi ci sarà la magia. Questo artista, adesso vi racconto un po' la storia, ha fatto tanto già nella sua vita nonostante la giovane età ed ha lavorato in particolar modo nelle crociere, ha fatto il mago nelle crociere, ma non soltanto. Ad un certo punto è tornato a casa e qui inizia un po' la parte quasi nera della storia, perché che cosa è accaduto? Che lui, tornando a casa, ha trovato la mamma malata di cancro. La mamma malata di cancro che ad un certo punto gli ha chiesto di raccontargli le sue avventure, quindi gli ha chiesto di raccontargli l'arte delle crociere, l'arte della magia, i colori dei posti che lui in crociera visitava. E allora lui ha deciso di non ripartire e ha deciso di raccontare tutto alla mamma, di raccontargli i colori, di raccontargli le magie, di raccontargli quello che lui aveva vissuto e soprattutto ha raccontato quello che il Brasile e le terre e la cultura potevano avergli regalato. Lo ha fatto anche facendogli ascoltare della musica. Questo fino al 22 novembre del 2009, quando la mamma si è addormentata per l'ultima volta con la canzone di un grande tenore, e la canzone era il Nessun Dorma. E allora cosa succederà? Io vi chiedo scusa se ho un po' di affanno, però vi dico tranquillamente che sono in dolce attesa, per cui questo solitamente lo dico perché mi sta imbarazzando e quindi è giusto che ve lo dica, però capita questo, non so perché, dopo tanti anni di carriera e di spettacolo mi capita di dover andare molto lentamente, quindi di raccontarvi questa storia in maniera molto lenta, però è una storia bellissima che si racconterà in questo spettacolo, fatto appunto di tante cose. Lì vedete, ecco, una cosa che in realtà non si definisce bene, però fa parte della magia di Krypton, ma insieme a lui ci saranno davvero tanti tanti altri personaggi. Ve ne cito qualcuno: ci sarà la partecipazione delle Coco Bongo Girls, delle ragazze bellissime, quindi uomini, anche se siete accompagnati, se avete bisogno degli occhiali mettetelo pure, perché veramente vi posso garantire che non c'è cellulite, non ci sono smagliature, ci sono delle gambe meravigliose, a differenza nostra, ecco, comunissime e mortali, che ci dobbiamo fare? Loro sono fatte così, sono fatte bene, eccetera. Quindi ci sono le Coco Bongo Girls, poi ci sarà lo spettacolo di capoeira, anche lì ragazzi ci sarà veramente da divertirsi, e poi attenzione alla musica, perché vi ho detto che la mamma di Krypton si è addormentata proprio con il Nessun Dorma, e quindi non poteva mancare la partecipazione di un grandissimo tenore che è Sabino Martemucci. È uno spettacolo di circa 120 minuti, non c'è la possibilità di respirare, nel senso che davvero non ci saranno dei momenti morti nella maniera più assoluta. Io lo godrò insieme a voi e poi ci rivedremo alla fine per salutare tutti quelli che hanno reso possibile la realizzazione di questo spettacolo. Per cui buon divertimento con il Coco Bongo Varietà!